tutti, mi chiamo Tatiana Sesini e oggi mi trovo qui nella pagina di nostro figlio perché ci tenevo a darvi qualche consiglio utile sulle cose da acquistare e da avere in casa con l'arrivo del bebè. Gli indispensabili secondo la mia esperienza da mamma, perché ho una bimba di 15 mesi che si chiama Perla. Partiamo dalla cameretta. Cosa occorre? Sicuramente un armadio, una cassettiera, un fasciatoio e un lettino. Potete acquistare anche un tappeto gioco perché poi successivamente il bambino lo userà tantissimo. Per quanto riguarda il fasciatoio, io mi sono trovata molto bene con il fasciatoio che ha la vaschetta per il bagnetto integrata, perché così vi occupa anche meno spazio. Per il bagnetto vi occorreranno tanti prodotti, come ad esempio una spugna, vari prodotti delicati per il bambino, ad esempio lo shampoo, il sapone intimo, il sapone per il bagnetto, e un termometro per misurare la temperatura dell'acqua, perché è molto importante. Asciugamani piccoli e grandi. Io come tessuto consiglio sempre il bambù perché è un tessuto molto più morbido rispetto ad altri. E non dimenticate anche le mussole fanno veramente tanto comodo, non solo per il bagnetto ma anche per il cambio pannolino, come lenzuolini quando andate in giro per allattare il vostro bimbo, ma anche per il mare e per la piscina. Per il cambio pannolino vi occorreranno sicuramente tanti pannolini, vi consiglio di acquistarli di taglie differenti, almeno siete sicure di sfruttarli tutti. Una crema cambio pannolino, ovatta, salviette e anche diverse garze. Non dimenticate le forbicine, perché le forbicine vi faranno molto comodo perché i bambini hanno delle unghie che crescono molto velocemente. Molto spesso mi viene chiesto che tipologia di lettino consiglio, ma soprattutto se consiglio l'utilizzo della Next to Me. Io mi sono trovata molto bene con questo prodotto, quindi consiglio l'acquisto della Next to Me perché il bambino così dorme attaccato al vostro letto, dorme in sicurezza e anche voi avete la possibilità di controllarlo meglio. E vi assicuro che inizialmente sarà un continuo controllare il bambino. In alternativa alla Next to Me ci sono dei lettini leggermente più grandi che si possono utilizzare da 0 a circa 3 anni. In questo caso risparmiate anche i soldi perché poi non dovete acquistare un ulteriore lettino. Questa soluzione è davvero una soluzione ottima perché vi occupa anche meno spazio, perché questi lettini sono anche più piccoli rispetto ai classici lettini che si acquistano dopo la Next to Me. Come accessori mi sono trovata bene con il sacco Nanna perché il bambino dorme in sicurezza e non si scopre. Per quando invece si va in giro vi consiglio l'acquisto del sacco Vetto, vi farà molto comodo. Non dimenticate le traversine per la navicella ma anche per il lettino, tanti lenzuolini e anche qualche copertina. Un prodotto sicuramente fondamentale è il passeggino. Potete scegliere un trio o un duo, però ci tenevo tanto a consigliarvi di scegliere un passeggino con una struttura leggera, perché poi ve la ritrovate anche successivamente. A 6 mesi del bimbo spesso i genitori cambiano, anzi quasi sempre, il passeggino con un passeggino più leggero per una questione di comodità. In questo caso non dovete poi rimetterci le mani, quindi rispendere ulteriormente i soldi. Potete scegliere anche un ovetto reclinabile, visto che il bambino trascorre del tempo per i viaggi in macchina nell'ovetto. Poi ci sono diversi accessori che vi faranno molto comodo per il passeggino, come ad esempio un copri ovetto in spugna o in caldo cotone, un copri passeggino, anche qui in base alla stagione o in spugna o in caldo cotone, un kit per la pioggia, una zanzariera e la borsa passeggino. Vi consiglio di acquistarla capiente, molto grande, con diverse tasche esterne ma anche interne. Non dimenticate, anche se è obbligatorio però ve lo ricordo, il dispositivo antiabbandono per i vostri viaggi in totale sicurezza in macchina. Quando siete in giro, ma anche quando siete in casa, vi farà comodo avere qualche giochino per il neonato, come ad esempio quelli che hanno all'interno la carta, oppure i sonagli, o anche una palestrina dai colori vivaci con dei suoni musicali, oppure una sdraietta dondolo. Vorrei anche parlarvi della tipologia di abbigliamento, perché spesso si è molto indecisi su quali taglie acquistare. Io vi consiglio di acquistare diverse tutine di taglie differenti, perché comunque non
non sapete poi la misura esatta del bambino, quindi non vi conviene acquistare tante cose della stessa misura. I body sono fondamentali, body o a mezza manica o a manica lunga, poi dipenderà insomma dalla stagione. Io mi sono trovata bene con i body a mezza manica con l'apertura centrale. Non dimenticate i calzini, i cappellini, ma anche le bavagline, perché fanno molto comodo. E poi ci sono tanti accessori che secondo me sono molto utili, come ad esempio una lucina notturna con diverse regolazioni di luce, un baby monitor per controllare il vostro bambino, il mangiapannolini perché è fondamentale, poi capirete perché, e non dimenticate anche il ciuccio, il biberon, uno sterilizzatore portatile, ma questo se il vostro bambino prende il ciuccio o il biberon. Aspettate anche per il tiralatte perché non è detto che vi servirà. Potete però secondo me acquistare un cuscino per l'allattamento e anche un cuscino per l'allattamento da braccio, perché così il bambino è comodo e siete più comode anche voi. Spero che i miei consigli vi siano stati utili e alla prossima!